Alle 15:37, nelle immagini, si vede una donna romena risalire le scale dell'ex hotel Astor con in braccio un fagotto di lenzuola tutto arrotolato e di grandi dimensioni. Con voce tremante, Catherine Alvarez, madre di Cata, la bimba scomparsa a Firenze il 10 giugno scorso all'età di 5 anni e mai più ritrovata, nonostante gli sforzi degli inquirenti, descrive ciò che ha appena visto in un video inedito, mostratole per la prima volta. Gli inquirenti non l'avevano mai mostrato prima, neppure ai familiari della bambina scomparsa. Riferendosi alla donna che porta quelle grandi lenzuola arrotolate, Catherine, in lacrime, pronuncia: «Me l'hanno soffocata, eccola la mia piccola, era lì accanto a quella donna». Le indagini condotte dalla procura fiorentina non si sono mai interrotte nel corso degli ultimi 12 mesi e, contemporaneamente, anche la famiglia ha condotto le proprie ricerche. Accanto a Catherine, la madre di Cata, c'è la criminologa Stefania Sartorini. Entrambe hanno avuto modo di visionare per la prima volta nei giorni scorsi un nuovo video, esattamente un anno dopo la misteriosa sparizione della bambina. Si tratta di un filmato proveniente da videocamere che all'epoca monitoravano l'albergo frequentato da numerose famiglie sudamericane e romene in stato di disperazione. Le immagini hanno rivelato dettagli inquietanti. Oltre alla presenza della donna con le lenzuola accanto a Cata, sono visibili anche due uomini. Stefania Sartorini spiega. Alle 15:15 del 10 giugno, Cata sale la rampa delle scale che l'avrebbe portata al secondo piano. Poi, come se cambiasse idea, si ferma e riscende. Il nuovo video ha ripreso la bimba da una prospettiva diversa. Si vede Cata scendere fino al piano terra ed entrare nel corridoio dell'ex hotel che porta al cortile sul retro. Quello che fa rabbrividire, però, sono i due uomini che scendono dal secondo piano e seguono la bambina all'interno. Poi il nulla. La piccola non si vedrà più. Che cosa accadde in quel corridoio non lo sappiamo, su quel piano ci sono molte stanze. In quel corridoio è sparita la bambina, lì potrebbe esserci la soluzione del giallo. In quegli stessi momenti però, e la circostanza è sospetta, due personaggi romeni bussarono alla porta di Abel, lo zio di Cata, che avrebbe dovuto vigilarla, e cercarono di tenerlo occupato parlando con lui e trattenendolo sull'uscio, quindi lontano dalle finestre che davano sul cortile dove si trovava la nipotina. Ma c'è anche dell'altro. Nel cortile dell'ex hotel Astor, quel pomeriggio, giocava con la figlia di Isabel, un ex occupante, la cui bambina assomigliava notevolmente a Cata. La madre di quella piccola è stata recentemente ascoltata dal procuratore capo di Firenze, Filippo Spiezia, il quale potrebbe avviare un'inchiesta aggiuntiva sul misterioso caso. Durante l'interrogatorio, la donna avrebbe riferito al magistrato che il suo ex compagno romeno, con cui era insieme all'epoca della scomparsa, la minacciava. Se lo avesse lasciato, come poi è accaduto, avrebbe fatto sparire la figlia. Ma bisogna capire se queste affermazioni riflettono la realtà dei fatti o se sono state pronunciate in un momento di rabbia, forse durante una delle frequenti discussioni con il compagno. Tornando alle immagini, la criminologa aggiunge: «In quel filmato si intravede anche un gruppetto di 3-4 persone peruviane e romene che assistono ai movimenti di Cata. Lì sotto, cosa stavano facendo? Hanno giocato un ruolo nel rapimento della piccola Cata? O forse hanno visto cosa è realmente accaduto? In quel momento, alle 15:37, passa anche la donna con le lenzuola in mano. Questi fotogrammi hanno profondamente colpito la madre di Cata, che ha immaginato che quelle lenzuola potrebbero essere state utilizzate per nascondere il corpo della figlia dopo che è stata uccisa. Questa è la conclusione della criminologa Stefania Sartorini. La pista dell'uomo romeno e dello scambio di bambina, a mio avviso, è quella che merita più attenzione. Intanto, a un anno dalla sparizione della bimba durante una conferenza stampa, il procuratore capo di Firenze ha dichiarato: «Le indagini continuano, non si sono mai interrotte. Abbiamo continuato a coltivare nuove piste investigative. Abbiamo proceduto a una rilettura del materiale investigativo perché, con una maggiore familiarità con nomi, volti, suoni e voci di persone,
Oggi possiamo valutare dettagli che in una prima fase delle indagini non erano stati approfonditi. La vicenda rimane complessa anche perché la notizia della scomparsa della bimba ci è arrivata in ritardo rispetto a quando realmente avvenne. E siamo convinti, in base agli elementi raccolti, che la sparizione sia l'attuazione di un piano organizzato e abbastanza pianificato nel dettaglio. Il riferimento è al momento in cui la madre di Kata ha allertato i carabinieri diverse ore dopo la sua scomparsa. Inizialmente la donna ha cercato la figlia insieme ad altre persone. Kata, all'epoca di 5 anni, è una bambina sveglia e abituata a cavarsela da sola. Il procuratore ha poi evidenziato 4 linee investigative seguite finora senza essere abbandonate: il traffico di droga, il racket delle stanze all'ex hotel Astor, lo scambio di persona e possibili abusi sessuali. È stato menzionato anche un caso di violenza sessuale segnalato da un testimone, secondo cui una bambina vicina alla famiglia di Kata sarebbe stata maltrattata nell'ex albergo, suggerendo che il rapimento di Kata potrebbe essere stato un atto di vendetta per questi abusi. La differenza rispetto alla fase iniziale è che il nostro lavoro è più selettivo. C'è inoltre l'intenzione di eseguire un nuovo sopralluogo all'interno dell'immobile. L'albergo, ora oggetto di pignoramento e gestito dall'Istituto delle Vendite Giudiziarie, sta aspettando l'approvazione del giudice incaricato per procedere. A questo riguardo, la criminologa Sartorini ha commentato: «Il fine del sopralluogo nell'ex hotel è quello di comprendere da dove sia uscita la bambina. Speriamo che questo permesso arrivi presto, prima che l'edificio cada a pezzi».